Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie mille per essere qui oggi collegati insieme a noi a questo webinar del ciclo di seminari online previsti dal progetto di Kyoto Club e Legambiente, che ricordo per chi non avesse seguito i precedenti webinar, è stato avviato il 12 ottobre del 2020 e si concluderà a ottobre 2023. Nell'ambito di questo progetto per la decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento degli edifici in Italia, abbiamo voluto sensibilizzare sull'obiettivo, diciamo, principale, ovvero quello della decarbonizzazione del comparto. Quindi la campagna, vuole essere un contributo per approfondire queste tematiche, evidenziando l'urgenza di agire per sostenere anche le aziende del settore affinché entro il 2030 possiamo produrre solo impianti diciamo, senza emissioni climalteranti, quindi non fossili. Oggi qui con noi ci sono tre relatori che ci racconteranno il loro impegno proprio in questo tema specifico. Ve li presento. C'è Marco qui insieme a noi, Marco Dalmas della società Edera. Buongiorno Marco e grazie. Buongiorno. Ilario Zanetti di Innova SRL. Buongiorno, grazie anche a Ilario e Stefano Faganello di Exerg SRL. Spero di averla pronunciata bene, L'ho pronunciata altrimenti mi bene, correggerete. grazie a tutti. Quindi, allora, gli interventi dei relatori qui presenti oggi insieme a noi si focalizzeranno proprio sul progetto Energy Strong che ci racconterà bene Marco. Grazie anche per la condivisione. Grazie mille e buona visione. Grazie Clementina, buongiorno, buongiorno a tutti, a tutte le persone collegate. Grazie innanzitutto a Kyoto Club per darci l'opportunità di portare il nostro contributo, contributo di Edera a questo ciclo di webinar che ci vede molto molto vicini come missione. Due parole velocissime su Edera. Io sono Marco Dalmas, sono direttore tecnico. Edera è un'impresa sociale, un centro di innovazione per l'edilizia, un'impresa sociale no profit. Siamo nati alla fine del 2020, grazie alla visione di Thomas Meurin e al contributo di Fondazione Caripro e dei nostri soci che vedete in questa slide, che sono Redo SGR, Fondazione Ausil Sociale e ANCE Nazionale. L'obiettivo di Edera è ricercare, sperimentare e diffondere soluzioni innovative per l'edilizia che siano capaci di ridurre i tempi, i costi e anche l'impatto ambientale, no, nel nostro settore. E siamo convinti che, come facciamo vedere in questa slide, questo si possa fare lavorando soprattutto sul problema che strutturalmente grava nel nostro settore, che è quello della bassa produttività. Pensiamo che si possa fare quindi bridando il nostro settore con quello della manifattura, portando quindi l'esperienza e la produttività del settore industriale sempre più in modo sempre più spinto all'interno del settore delle costruzioni. E come introducevi tu, ormai sappiamo tutti, non la tiro molto lunga, però sappiamo tutti che l'edilizia è la causa di una grossa fetta dei consumi energetici e delle emissioni totali. Il riscaldamento delle nostre case impegna circa 2/3 dei consumi energetici totali degli edifici e di questi 2/3 circa il 70% è coperto da fonti fossili, da gas metano. Se vogliamo ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera delle nostre case, dobbiamo fare due cose che sono apparentemente semplici, che sono ridurre la quantità di energia di cui le case hanno bisogno e coprire questo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili invece che con fonti fossili. Il problema è un pochino è come farlo, no? Gli incentivi messi in atto negli ultimi anni hanno portato a una riduzione dei fabbisogni energetici degli edifici. Ma non a una sostituzione decisa delle fonti fossili con quelle rinnovabili. Questa è una slide che riporto molto volentieri perché uno studio LM è portato avanti proprio da Kyoto Club, è riportato anche in webinar precedenti. I fabbisogni sono stati ridotti grazie agli interventi di riqualificazione in questi anni che purtroppo troppo spesso non sono in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione internazionali. Molti edifici riqualificati, ad
ad esempio passando, facendo anche tre salti di classe energetica, quindi più dei due richiesti per accedere agli incentivi, quindi passando da una classe G a una classe D, e questi edifici dovranno essere riqualificati un'altra volta prima del 2050 per rispettare gli obiettivi di carbon neutrality. Anche il tasso di riqualificazione è aumentato grazie agli incentivi, ma non abbastanza. Dobbiamo sicuramente riqualificare più velocemente e in modo più profondo. Oltre a questo, qui entriamo un pochino nel tema di oggi, troppo raramente, anzi veramente molto raramente, i fabbisogni sono stati ridotti, ma non c'è stato lo switch sull'elettrico. Quello che dobbiamo sottolineare più spesso è che questa incapacità di passare all'elettrificazione dei consumi è una conseguenza anche della scarsa profondità con cui riqualifichiamo le nostre case. Quindi la domanda è qual è la strada da seguire per elettrificare in modo efficace le nostre case. Questa slide, che volutamente lascio un pochino di più, pensiamo che questa sia la risposta: riqualificare in modo più profondo, in modo tale da ridurre i fabbisogni energetici a un livello tale da rendere possibile la sostituzione dei generatori a fonti fossili con generatori elettrici come le pompe di calore. In questo modo anche il nuovo fabbisogno ridotto potrà essere coperto da energia rinnovabile prodotta localmente, banalmente con impianti fotovoltaici nelle coperture, in facciata in alcune tipologie, ed essere poi ovviamente ottimizzato anche integrandolo alla rete elettrica in un'ottica di comunità energetica. Qui entriamo un attimino nel merito. Come fare questa cosa? Esiste un'esperienza internazionale, un modello di riqualificazione nato in Olanda ormai diversi anni fa, che è in grado di aumentare la profondità e la velocità delle riqualificazioni, e di farlo in modo tale da garantire per un lungo periodo le prestazioni che promette. Si tratta di Energy Strong, è un modello basato sull'approccio off-site industrializzato, che negli anni, come vedremo nelle prossime slide, è stato replicato in diversi contesti nazionali ed europei, adattandosi alle diverse esigenze strategiche dei singoli contesti nazionali e ai diversi mercati. L'approccio è un approccio nuovo, nonostante siano diversi anni che in Europa viene seguito, però per noi comunque si tratta, per noi italiani, per il contesto italiano, si tratta comunque di una rivoluzione che abbiamo solo iniziato, abbiamo solo avviato. L'approccio prevede una riqualificazione, come dicevo, profonda, che porta gli edifici a un bilancio cui c'è scritto energia zero. Chiaramente è un claim, evidentemente la tendenza è quella di arrivare a un bilancio energetico positivo dove è possibile, per quanto riguarda sicuramente alcune tipologie. Farlo sfruttando il livello di produttività, come dicevo prima, industriale, quindi utilizzando dei componenti per le riqualificazioni prodotte off-site, garantire le performance che vengono spese, che vengono vendute in fase di progettazione sul lungo termine, perché si tratta di riqualificazioni profonde, e proprio perché si tratta di riqualificazioni profonde, che quindi richiedono anche investimenti importanti, individuare nuovi modelli economici che siano sostenibili non soltanto per quelle fasce di patrimonio edilizio dove da solo il valore immobiliare è in grado di generare, ecco, questo tipo di beneficio. Il processo è piuttosto semplice. Questa è una slide che mostriamo da parecchi anni, ma che rimane ancora, dopo diversi anni, ancora molto valida. Oggi esistono tecnologie digitali, sono disponibili a tutti. Fino a qualche anno fa erano scenari futuribili, oggi sono davvero tecnologie disponibili a tutti, che consentono quindi di seguire il processo dall'inizio, quindi dalla scansione 3D del fabbricato, alla generazione quindi la realizzazione di un twin model digitale, che viene utilizzato per tutte le fasi della progettazione, per le simulazioni energetiche, anche per le analisi sismiche e poi per la progettazione anche compositiva architettonica. Elementi digitali progettati che vengono utilizzati per la produzione in fabbrica, degli elementi che poi verranno installati rapidamente, anche grazie quindi sempre al modello digitale,
per ottimizzare la logistica, l'installazione in cantiere, anche la sicurezza del cantiere e poi, non ultimo, anzi, cosa a cui la grande domanda, quindi i grandi detentori, gestori di patrimoni immobiliari guardano di più, è proprio la gestione, la fase di gestione. Quindi da un lato andare a monitorare le prestazioni che si sono immaginate, che si sono vendute nella fase preliminare, gestire la manutenzione, quindi gestire i facility durante tutto il ciclo di vita e anche arrivare al fine vita, quindi per chiudere il cerchio, quindi la circolarità del processo. Quello che capita solitamente è questo, quindi vengono prodotti in fabbrica, off-site, in modo customizzati, quindi c'è una standardizzazione del processo, ma in realtà c'è la possibilità di adattarsi alle piccole differenze, piccole diversità che ci sono anche tra edifici che apparentemente sembrano uguali, ma che ben sappiamo rimangono comunque opere artigianali, quelli del nostro patrimonio esistente. Vengono realizzati, come dicevo, pannelli del nuovo involucro, tipicamente sono pa pannelli a dimensioni facilmente trasportabili, o quantomeno con trasporti non troppo costosi, quindi trasporti non eccezionali. Quindi pannelli per le nuove facciate, per la copertura che integrano tutta l'impiantistica necessaria, quindi anche in questo caso rimane valida la customizzazione e l'ottimizzazione progettuale, e cosa che, con cui abbiamo dovuto iniziare a confrontarci noi, parlo di Energy Strong Italia, quindi del contesto italiano rispetto a tutte le importanti e diciamo anche vincenti esperienze che abbiamo visto in giro per l'Europa. Abbiamo dovuto confrontarci, stiamo confrontando anche col tema dell'antisismica. Quindi questo nuovo involucro potrà e dovrà in diversi casi avere anche una valenza di esoscheletro, quindi dovrà essere capace di andare a migliorare la prestazione antisismica dei fabbricati. Qui due video che presento molto velocemente, quello di destra gira anche questo da qualche anno che lo facciamo vedere, si tratta uno dei primi interventi realizzati in Olanda, è abbastanza iconico come intervento perché è un intervento realizzato in un giorno, quindi il cantiere è durato dall'alba al tramonto e ha trasformato questo alloggio di testa di questa schiera da un edificio altamente energivoro e era pari alla nostra classe G italiana in un edificio a livello, loro chiamano nullo meter, però sostanzialmente a livello ZEB italiano. Sulla sinistra invece è giusto per fugare il dubbio che questo tipo di approccio si possa avere soltanto con alcune tipologie di edifici come quelli olandesi. Quello di sinistra invece è un condominio francese, in cui è stato seguito lo stesso tipo di approccio. L'intervento è differente, però in pochi giorni di lavoro è stato riqualificato un edificio di 11 piani. Qui siamo a Lione, quello che si vede è uno degli 11 fabbricati, sono circa un migliaio di alloggi che sono stati riqualificati con questo tipo di approccio. Quindi alcune delle attività della riqualificazione vengono svolte in fabbrica, c'è la possibilità anche di modificare questo anche accordandosi con le nuove esigenze nascenti dal periodo post-Covid, andare ad aumentare anche gli spazi esterni, ove possibile, chiaramente, ma sono tanti i contesti, soprattutto periurbani, periferici, in cui questo è possibile, quindi andare a modificare anche la composizione del fabbricato, perché non si tratta più di una pelle soltanto funzionale a livello energetico, ma essendo un nuovo elemento autoportante e in alcuni casi anche, come dicevo prima, collaborante a livello strutturale, è possibile ridare anche una nuova composizione architettonica alle facciate dei fabbricati. Chiaramente il tema energetico è chiave, quindi, c'è la possibilità di spingere molto sulla prestazione dell'involucro, quindi di pari passo andare a spingere molto anche sull'elettrificazione dei consumi. C'è un tema di accessibilità che è notevole perché andare a intervenire su noi parliamo di impatti sulle periferie delle città, quindi parliamo sicuramente anche di edilizia residenziale pubblica, parliamo dei grandi condomini che conosciamo bene intorno alle nostre grandi città, come Milano, come Roma, Napoli, e sappiamo che tanti di questi edifici hanno altre problematiche oltre a quelle energetiche e strutturali, e c'è un tema chiaramente anche di
di integrazione nel contesto urbano. Questo per avvicinarci a un approccio integrato della riqualificazione che non va, ripeto, a considerare soltanto gli aspetti energetici e sismici, ma anche riesce a considerare tutti quegli elementi che contribuiscono per portare un reale valore aggiunto durante un processo di rigenerazione urbana delle periferie. Quello che abbiamo visto in Europa, noi abbiamo iniziato, come vedremo dopo, soltanto 2 anni fa, ecco, con le attività in Italia, quello che è successo in Europa è questo, cioè risultati notevoli, c'è cioè una riduzione molto significativa dei tempi delle riqualificazioni. Evidentemente andare a spostare buona parte della produzione in fabbrica significa proprio questo, ridurre i tempi. Di conseguenza c'è una riduzione dei costi. È vero che i primi interventi sono più cari, come tutti gli interventi che portano un aspetto innovativo, come lo sono state le prime automobili realizzate, ma anche le prime auto elettriche in questo caso. C'è una compressione dei costi significativa che è arrivata fino al 30%, e questo deriva sia da un diverso modo di considerare i modelli di business, perché un approccio come questo consente di generare benefici che in molti casi ancora oggi non sono stati monetizzati, e stiamo procedendo proprio in questa direzione di andare a monetizzare i benefici. Faccio un esempio per tutti: la riduzione del 50% delle tempistiche di un cantiere in zona urbana evidentemente genera un impatto positivo in termini di riduzione del traffico, della logistica. Ecco, questo tipo di benefici ad oggi non rientra diciamo nei fogli Excel che poi ben conosciamo tutti, che poi supportano quel numerino in basso a destra, che spesso consente o meno di realizzare un intervento piuttosto che no. Sulla destra di questa slide vedete anche un altro elemento che porta a una compressione del costo, che è l'aggregazione di una domanda omogenea. Quindi aggregare domanda omogenea, quindi generare un volume di domanda su cui intervenire, evidentemente consente di effettuare degli investimenti da parte anche dei solution provider, quindi di chi deve realizzare poi gli interventi, che portano a questo passaggio, no, tra il preassemblaggio e la prefabbricazione alla reale industrializzazione del processo produttivo. Il modello economico è molto simile a quello di un EPC classico, quindi sostanzialmente la copertura degli investimenti per la riqualificazione avviene grazie ai benefici proprio generati dalla riqualificazione stessa, come dicevo prima, a partire dalle cose più facili da immaginare, più banali, come la riduzione dei costi delle bollette energetiche fino all'aumento dei valori immobiliari, ma ripeto, come tutta quella serie di monetizzazione di quei benefici che oggi ancora non vengono valorizzati. Questo è uno di questi dei temi, questa è una stima francese, evidentemente è un tema, quello della povertà energetica, che solo da poco comincia a essere considerato in modo anche economico, in modo profondo. Fare una riqualificazione profonda evidentemente contrasta in modo pesante anche sul tema della povertà energetica. Faccio un passo indietro per chiudere il cerchio. Dicevamo, Energy Strong è nato oramai quasi una decina d'anni fa, è nato in Olanda, poi si è replicato molto rapidamente in Europa e anche oltreoceano, nello stato di New York, nella California, oggi sta partendo anche il Canada. Finché era il mercato olandese, che come sappiamo è un mercato fatto di un patrimonio edilizio molto omogeneo e piuttosto dissimile dal nostro, e anche con politiche di mercato e anche strategiche di gestione del patrimonio immobiliare parecchio diverso dal nostro, qualche dubbio poteva esserci sulla possibilità di replicarlo altrove. Ecco, poi quando anche in Inghilterra, nel Regno Unito e poi finalmente negli ultimi 2 anni anche in Francia, in Germania, ha preso piede, e quindi su mercati molto più vicini al nostro, evidentemente anche l'approccio italiano si è un pochino rilassato. Insomma, abbiamo capito che anche in Italia possiamo approcciare con un modello di tipo Energy Strong. Siamo in ritardo, in Francia
Il governo ha già inserito all'interno del PNRR francese, sostanzialmente France Relance, Energy Strong come uno dei driver per la riqualificazione del patrimonio esistente, edilizio esistente, l'ha fatto anche pensandolo non solo all'edilizia residenziale pubblica, ma anche al patrimonio scolastico, altro tema che sicuramente è molto vicino alle nostre esigenze. Nel Regno Unito sono esperienze molto potenti, come quella del London Retrofit Accelerator, che è un modello, un progetto che stiamo provando a replicare anche su grandi realtà municipali italiane. In Germania, ancora di più, in Germania addirittura quello che loro chiamano Serial Sanierung è un percorso, è una strategia di riqualificazione che loro chiamano seriale del patrimonio edilizio, sostanzialmente l'approccio con l'Energy Strong, che è stato addirittura entrato addirittura nel contratto di coalizione di governo per la riqualificazione su larga scala del patrimonio edilizio esistente. La crescita quindi è veramente stata esponenziale. Oggi esiste anche una realtà che si chiama Global Energy Strong Alliance, di cui Edera ne fa parte, siamo all'interno del board di questa società, ed è un link per condividere le esperienze, anche i fallimenti, anche le difficoltà, le barriere che incontriamo durante questo percorso di sviluppo e di mercato, ma che genera importantissime esperienze, scambi di esperienze e anche di network a livello di business per le aziende. Cosa stiamo facendo in Italia? In Italia siamo partiti circa un anno e mezzo fa con l'offerta, lavorando insieme ad aziende che già un anno fa, quindi eravamo a luglio del 2021, in pieno periodo già di overbooking, il 110 era già partito alla grande, con un gruppo di aziende, tutte eccellenze del nostro settore, del settore delle costruzioni, che già hanno deciso di investire in quello che già sapevano sarebbe stato il mercato post-110, come si sta dimostrando adesso. Quindi in quest'anno e mezzo abbiamo lavorato sulle soluzioni. Il nostro scopo, il nostro ruolo, ripeto, Edera è un soggetto no profit, siamo un soggetto neutro, è quello di sviluppare il mercato e quindi di mettere in contatto tra di loro la domanda e l'offerta, integrando quelli che noi chiamiamo facilitatori, insomma, tutte quelle quei player che sono necessari per andare a sviluppare un approccio complesso come è quello di Energy Strong. Queste sono le aziende che oggi aderiscono al gruppo, stanno lavorando su Energy Strong. Come vedete, ci sono anche i Nova Exergi che poi porteranno il loro contributo, ci racconteranno molto meglio di come sto facendo io nel dettaglio, proprio entreremo più nel dettaglio tecnico delle soluzioni disponibili oggi già per l'elettrificazione di alta qualità dei fabbisogni energetici. Quello che abbiamo fatto in questi anni, in quest'anno e mezzo, è questo, quindi cominciare a spingere su soluzioni diverse. Noi crediamo che sia necessario avere soluzioni differenti per approcciare in modo diverso su cluster edilizi diversi, quindi su tipologie che hanno esigenze diverse tra di loro, perché non ovunque avremo bisogno di spingere molto sul miglioramento della prestazione antisismica di un fabbricato, banalmente, quindi di integrare riqualificazione energetica e riqualificazione antisismica, altrove invece sì, avremo bisogno di soluzioni leggere. Ecco, un anno dopo l'avvio dei lavori, nel luglio 2021, quindi esattamente un anno dopo, a luglio del 2022, abbiamo comunicato verso l'esterno quello che è stato il primo realizzato, il primo intervento pilota di Energy Strong in Italia. Si tratta di un edificio di cui forse avete già visto qualcosa in internet, ha avuto una buona risonanza. Si tratta di un edificio come ce ne sono tantissimi nella pianura del Nord Italia, pianura padana. È un edificio relativamente piccolo, è stato scelto per poter spingere, ecco, senza troppi problemi, ecco, dal punto di vista delle dimensioni, quindi poter spingere molto sull'innovazione, però che presenta già una serie di complessità a livello tecnico. Sono 300 metri quadrati circa per piano, per 600 metri quindi totali, due livelli, sono 5 unità immobiliari. Dicevo, ci sono alcune complessità, pur nella apparente semplicità di questo edificio. Ci sono degli sporti di gronda che, immaginando l'applicazione di un pannello preassemblato, evidentemente sono una complessità tecnica. La pianta, come vedevamo,
che poteva sembrare un rettangolo, in realtà una simmetria, ha diverse complessità da gestire. C'è una quota al piano terra con diversi dislivelli, e lo spazio anche per il cantiere ha messo alla prova anche le modalità poi di installazione e di gestione di un cantiere nuovo come questo. La struttura del fabbricato è una struttura piuttosto tradizionale, piuttosto comune. Le elevazioni sono miste, le fondazioni a travi e plinthi, il solaio latero cementizio, il tetto è un tetto pesante, con a padiglione, con travetti in calcestruzzo e una struttura portante in muratura piena. Era un edificio energivoro, non tra i peggiori che ci sono in Italia, comunque un edificio piuttosto energivoro, come potete vedere. Quello che è stato realizzato è stata una riqualificazione profonda che è stata capace di integrare sia il miglioramento della prestazione energetica che il miglioramento della prestazione antisismica. Nel dettaglio, cosa è stato fatto? È stato demolito il vecchio tetto esistente pesante e i balconi esistenti che presentavano delle tipologie. È stato realizzato un nuovo tetto, anche questo prefabbricato, leggero, con un impianto fotovoltaico sul manto di copertura. Sono state realizzate delle nuove facciate preassemblate in fabbrica che integrano anche un esoscheletro strutturale, oltre alla coibentazione e alla distribuzione impiantistica. Sono stati realizzati nuovi balconi, anche questi prefabbricati. L'impiantistica, come vedremo dopo, è stata elettrificata, quindi sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda sanitaria, in questo caso, è riuscita a liberarsi dalla dipendenza dalle fonti fossili di gas. Questa è la tecnologia utilizzata da Woodbeton, che è l'azienda che ha guidato la filiera, che è stata capo progetto, quindi che ha guidato la riqualificazione di questo fabbricato. In questa slide vedete un disegno di come è fatto il tetto esistente con lo sporto di gronda in cemento armato e la vecchia muratura di spina che sosteneva il vecchio tetto. Qui vedete il nuovo tetto in fase di costruzione. Sotto il nuovo tetto, realizzato quindi con una struttura più leggera rispetto all'esistente, è stato possibile posizionare il nuovo impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria. Come dicevo, full electric, il delta di peso, quindi la riduzione di peso tra il vecchio tetto e il nuovo tetto, ha consentito di posizionare nel sottotetto anche gli accumuli dell'acqua calda sanitaria. Quindi gli elementi tecnici sono nel sottotetto. Come vedete da questo schema distributivo, le tubazioni si muovono a livello orizzontale proprio nel sottotetto e poi con delle calate verticali scendono in spessore, nello spessore del nuovo involucro prefabbricato, e vanno ad intercettare i terminali per il riscaldamento in corrispondenza degli esistenti, quindi sostanzialmente diciamo il disagio per gli abitanti che hanno continuato a vivere durante la riqualificazione all'interno dei loro alloggi è stato minimo, quindi sono entrate in casa soltanto gli operai per rimuovere il terminale esistente e installare il nuovo terminale. Poi magari su questo Ilaria Zanetti di Nova sicuramente potrà approfondire e darci qualche informazione in più. Parlavamo anche dell'integrazione del miglioramento della prestazione antisismica. Questo è un caso particolare in cui si vede come comunque sia stato necessario fare degli interventi a perimetro del fabbricato, e questo sempre nell'ottica di andare a testare, a dimostrare anche la possibilità di gestire interventi complessi. Questo è un dettaglio sulla finitura, una foto di dettaglio della finitura dell'edificio come ultimato. Vedete quella parte più chiara, quella lesena più chiara, è una lesena che nasconde, è una lesena asportabile, quindi anche per le manutenzioni, e nasconde le distribuzioni, le calate verticali degli impianti. Ripeto, questa è una delle soluzioni possibili, ed è stata la prima testata, quella più matura, appunto sviluppata da Woodbeton, ma evidentemente Energy Strong, come dicevo prima, ha bisogno di soluzioni diverse, quindi che siano capaci di adattarsi a esigenze differenti. Quindi questa è soltanto una delle
soluzioni. Qui qualche foto durante la fase di installazione. Come vedete, i pannelli sono arrivati preassemblati in fabbrica e Woodbeton ha anche ideato e brevettato un sistema per l'installazione delle nuove pareti prefinite, come vedete, a filo del sottogronda, quindi questo braccio di colore blu metallico serve proprio a questo scopo. Qui un veloce time lapse di quello che è successo. La cosa diciamo più significativa è stata l'aver potuto dimostrare la velocità di installazione. Le facciate sono state installate in 3 giorni lavorativi, quindi questo è sicuramente uno dei risultati più importanti ottenuti. Ecco qui veramente davvero un'estrema sintesi dei risultati che ha portato questo dimostratore. Siamo andati anche un pochino oltre le aspettative iniziali, ricordiamo che si tratta del primo dimostratore italiano. C'è stata una riduzione sensibile, significativa dei fabbisogni energetici, nonostante non siano stati sostituiti i serramenti. Ecco, questa è una cosa che è importante, che dimenticavo di dire. È stata testata questa soluzione in un caso in cui il serramento non è stato sostituito, che è chiaramente una complicazione ulteriore, perché è stato diciamo impiegato più tempo ed è stato anche più complicato dover gestire il punto di connessione tra la nuova facciata e la vecchia facciata esistente, proprio in corrispondenza dei serramenti. La copertura dei fabbisogni da rinnovabili, come vedete, ha raggiunto livelli significativi. È stata migliorata la prestazione antisismica, è stato centrato l'obiettivo di velocità installativa e di continuità abitativa durante i lavori. Quindi, come dicevo, in 3 giorni sono state installate le nuove facciate e senza l'utilizzo di ponteggi. Questa la passo rapidamente, però è importante anche sottolineare, qui abbiamo incaricato il Politecnico di Milano di realizzare questo studio preliminare, che ha confermato un dato di letteratura che già circolava negli anni precedenti. Realizzare questo tipo di riqualificazione con l'approccio off-site, che è stato effettivamente realizzato, ha portato una riduzione delle emissioni del 55% rispetto a una riqualificazione, diciamo, tradizionale fatta completamente off-site, capace di raggiungere lo stesso tipo di prestazione. Quindi il confronto è stato fatto tra riqualificazioni che portano allo stesso risultato. Chiudo rapidamente dicendo, come riprendo questa slide, come dicevo, siamo partiti lavorando sull'offerta, lavorando insieme ai solution provider, quindi allo sviluppo delle nuove soluzioni. Evidentemente il mercato si crea però anche integrando la partecipazione della domanda. Stiamo lavorando su altri progetti pilota di tipologie differenti, stiamo iniziando anche il progetto di un intervento su Roma, in una zona urbana, e stiamo già lavorando anche su edifici scolastici. Questa settimana tengo a dire anche questa cosa: avviamo lavoro anche con la domanda. Questo giovedì ci sarà il kick-off meeting del gruppo di lavoro della domanda, quindi ci sono importanti soggetti, importanti municipalità come Roma, come Milano, il mondo delle cooperative, l'Agenzia del Demanio, SGR, che sono interessati a capire come poter riqualificare i loro patrimoni edilizi sfruttando questo tipo di approccio. Chiudo con questa slide, quindi passo un pochino, alzo la palla agli amici Ilaria Zanetti e Stefano Faganello. La grande sfida è un po' questa, no? Cioè un po' riuscire a portare in modo semplificato, in modo semplice, non che questo sembra quasi un claim commerciale, però riuscire a semplificare questo alto grado di complessità che evidentemente sta dietro una riqualificazione integrata, profonda di un fabbricato, semplificarla e riuscire a portarla per tutti, quindi riuscire a portarla in modo inclusivo anche in quelle zone
delle città, nelle periferie e a quel patrimonio pubblico che troppo spesso viene dimenticato in questo tipo di visione. Grazie. Grazie mille Marco Dalmas per questa relazione e approfondimento sui temi a cui ci teniamo molto. Tra l'altro sull'impronta di carbonio nel ciclo di vita che hai citato proprio poco fa, ricordo anche ai partecipanti che noi abbiamo anche un altro progetto sulle emissioni incorporate, emissioni di carbonio incorporate nel settore dell'edilizia. E anche nell'ambito di quest'altra campagna, sempre collega ambiente, abbiamo un ciclo di webinar, quindi ci farebbe piacere magari ricoinvolgervi per approfondire proprio magari anche quel comparto, che sicuramente insomma aumenta proprio tutto l'intero ciclo di vita, come dicevi anche all'inizio del tuo intervento, ed è anche fondamentale, insomma, oltre a un retrofit, no, dell'edificio stesso, cioè andare proprio a monte dell'intero ciclo di vita. Quindi grazie mille intanto per questo approfondimento. Qualche domanda è già arrivata, quindi la leggeremo dopo. Quindi sulle soluzioni elettrificate adesso ci farà un approfondimento Ilario Zanetti, a cui do la parola. Grazie mille e buon proseguimento. Allora, grazie anche da parte mia, ringrazio appunto gli amici di Kyoto Club e i colleghi Stefano e Marco, e in parte appunto mi ricollegherò a quello che è stato detto appunto da Marco per quanto riguarda l'elettrificazione dei consumi e le problematiche che si possono riscontrare all'interno appunto dei nostri cantieri italiani, che sono sostanzialmente diversi, con peculiarità diverse rispetto a quelli appunto visti in Belgio, in Olanda o in Francia. Allora, innanzitutto una breve presentazione di chi è Innova. Il motto di Innova è crescere attraverso l'innovazione e qui appunto Innova proprio verso cose nuove vuole sviluppare prodotti che siano veramente innovativi e che non guardano al bisogno di oggi, ma al bisogno da prossimo futuro della climatizzazione, quindi nel 2030-2050, in particolare appunto con soluzioni elettrificate. È un'azienda tutta italiana con sede in Trentino, sviluppa appunto soluzioni per il comfort con una forte connotazione tecnologica e di design, soprattutto perché il design è quell'aspetto che permette anche l'integrazione di nuove soluzioni all'interno degli ambienti abitativi, e che quindi devono essere piacevoli all'interno dell'ambiente, oltre chiaramente che avere un elevato grado di innovazione tecnologica. Innova è una realtà, diciamo, relativamente giovane, perché parte innanzitutto con una partnership con un grosso gruppo industriale, per poi nel 2011 prendere il volo da sola e da lì, insomma, bruciare le tappe e arrivare, insomma, al gruppo industriale che è oggi. E generalmente, allora, Innova, il core business sta nella ricerca e sviluppo, quindi diciamo l'ideazione di nuovi prodotti, quindi abbiamo 2000 metri quadrati di padiglioni di ricerca e sviluppo nuova costruzione con un grosso investimento, dove vengono appunto testati tutti i nuovi prodotti che poi passano alla produzione. Produzione che circa si sviluppa su circa 20.000 metri quadrati di capacità produttiva in due sedi, una sede appunto principale in provincia di Trento e una sede secondaria in provincia di Sondrio, e rapidamente per far cosa? Allora, innanzitutto, come si vede da questa slide, cercare di dare una soluzione completa a quella che è la richiesta, diciamo, impiantistica e della climatizzazione in un ambiente abitativo. Quindi, dalla essere produttori della parte di generazione, quindi in pompa di calore, la parte invece di distribuzione, quindi per noi il core business è inventi il convettore a basso spessore, a bassa temperatura, che possa in un unico elemento abbinare riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione, soprattutto proprio anche sfruttando quella capacità e quella velocità, diciamo, di risposta tipica degli impianti per gli edifici molto prestazionali. E infine la gamma di WMC. Sotto vediamo appunto questo sistema, quindi il nostro butler, che è il nostro maggiordomo, che supervisiona tutto l'impianto. Quindi anche importante il tema della supervisione, della gestione, controllo dei consumi da locale, da remoto, di tutta l'impiantistica.
Dove ci poniamo, come è stato detto poco fa appunto da Marco, il tema della decarbonizzazione e transizione energetica e appunto secondo questo rapporto dell'EIA andare al 2050 sarà fondamentale proprio per questo processo di decarbonizzazione, sarà fondamentale lo spostamento del sistema energetico verso l'elettricità. E quindi si presume circa un più 80% diciamo, di utilizzo di questa fonte, soprattutto questa cercandola di produrre il più possibile, diciamo, con rinnovabili. Chiaramente in questo contesto la pompa di calore diventerà l'attore principale per questo cambiamento epocale, questa transizione. Pompa di calore che è un attore abbastanza nuovo nel mondo della climatizzazione italiana. Qua vediamo un attimo le tappe. Inizia nel 2007-2008, quindi con la nascita del gruppo Pompe di Calore, per poi diciamo modificarsi man mano, però interessante vedere che nel 2019 viene inserita nel piano appunto il PNIEC, quindi Piano Integrato per l'Energia e per il Clima, e quindi a livello europeo, dove stabiliscono che la pompa di calore sarà lo strumento che permetterà questa transizione energetica. Perché la pompa di calore è un elemento, diciamo, abbastanza nuovo? Perché, essendo tendenzialmente alimentata da corrente elettrica, e per l'Italia questa è molto preziosa, diciamo, ecco che solo, diciamo, con lo sviluppo di una riqualificazione profonda e importante degli edifici, ecco che la pompa di calore, per tutti i plus che ha, permette appunto di essere l'unico sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione acqua calda sanitaria. Un altro tema importante è questo, diciamo, osservatorio della Comunità Europea che sostanzialmente fa vedere come saranno i nostri edifici al 2030-2050 e da questo diagramma si vede appunto la linea tratteggiata in alto nera dove mostra che circa l'80% degli edifici su cui dovremo intervenire al 2050 saranno ristrutturazione edilizia o sostituzione edilizia, quindi meno e sempre meno sarà, diciamo, l'intervento sulla nuova costruzione e sempre più invece sull'esistente, che è il nostro parco edilizio, tra virgolette, malato su cui dobbiamo intervenire in maniera importante. Quindi ecco che si innescono due, diciamo, questioni. Il tema appunto di come poter intervenire in maniera intelligente su edifici esistenti. Rapidamente, allora, come sarà, come la crescita del mercato delle pompe di calore sarà influenzata? Chiaramente abbiamo detto la transizione energetica, quindi accelerare questa transizione e l'efficienza dell'involucro porterà chiaramente alla possibilità in maniera interessante di utilizzare la pompa di calore come unico sistema di riscaldamento, raffrescamento e sanitario. Un altro aspetto chiaramente di impulso è dovuto agli incentivi che ci sono stati, che quindi vanno a ridurre quel gap economico chiaramente della nuova tecnologia. L'aumento delle prestazioni delle pompe di calore, ecco una premessa, le pompe di calore generalmente che noi utilizziamo per i nostri edifici sono pompe di calore aria-acqua, cioè prelevano o scambiano con la sorgente aria e ridanno quindi alla sorgente acqua dell'impianto di climatizzazione rispetto alle altre tecnologie che conosciamo, quindi l'utilizzo della geotermia o dell'acqua di falda, che sono sì performanti, ma sono molto complicate e molto costose. E quindi ecco che l'aumento delle prestazioni di queste pompe di calore sta sempre più, diciamo, aiutando lo sviluppo. Infine, mi piace sottolineare questi due aspetti fondamentali che dovremmo andare ad affrontare e noi come azienda Innova stiamo in maniera forte cercando di affrontare per poter estendere diciamo, lo sviluppo della pompa di calore quindi e dell'elettrificazione nei nostri edifici. Dobbiamo risolvere due elementi fondamentali se questi edifici su cui dovremo intervenire saranno edifici esistenti. Il primo a sinistra vediamo la difficoltà, primo punto, la difficoltà di integrazione architettonica dei componenti esterni della pompa di calore in un contesto edilizio esistente. E a destra vediamo la seconda domanda importante. Gli interventi impiantistici, come diceva anche prima Marco, dovranno essere poco invasivi e permettere la continuità abitativa delle persone. Su questi due aspetti, appunto, Innova cerca di sviluppare l'integrazione dell'unità esterna della pompa di calore e il tema dello sviluppo della riqualificazione dell'esistente con il sistema Waterloop. Rapidamente, per la prima questione, quindi
l'integrazione dell'unità esterna, le nostre unità esterne attualmente utilizzate sono queste motocondensanti, che sono ingombranti, antiestetiche e hanno un ventilatore centrifugo che deve essere staccato dal muro con delle staffe sostenuto, scarico condensa, ma soprattutto è brutto e antiestetico e non permette una vita frontalmente a questa macchina. Ecco, allora la scelta e la cercare da parte di Innova di trovare una soluzione all'avanguardia, sempre ottimizzando l'efficienza a livello estetico e integrazione architettonica. La domanda che ci si pone anche in maniera provocatoria, se diciamo l'attore principale diventerà la pompa di calore, non potremmo pensare di avere questi, diciamo, questo scempio per i nostri edifici nel 2030-2050. Quindi ci saranno problemi di integrazione dell'unità esterna alla pompa di calore. E da una ricerca online si trova anche i sistemi per poter mascherare questa unità esterna, però ancora bisogna stare attenti perché questo ventolo, questo ventolone, questa motocondensante esterna è quella che serve per assorbire o cedere calore dall'aria esterna e quindi tutte soluzioni che vanno a chiudere questo passaggio di aria chiaramente sono soluzioni che vanno a peggiorare l'efficienza. Per Innova, fa un'ideazione, cerca di sviluppare un prodotto chiamata Stone, che è una pompa di calore che non devo più nascondere e che stravolge completamente, diciamo, il funzionamento di questa motocondensante esterna. Come si vede da questa immagine, funziona il flusso dell'aria come fosse una sorta di ventil convettore. L'aria viene presa nella parte bassa e si vede con la freccia blu, con un ventilatore radiale, quindi viene presa e sparata verso l'alto, scambiatore, e quindi l'aria riesce o frontalmente o superiormente. Questo permette alla macchina, all'unità esterna, di essere appoggiata al muro, di essere incassato o semincassata nella muratura. Quindi chiaramente un livello di integrazione architettonica senza, diciamo, lasciar perdere quello che è l'aspetto fondamentale, quindi l'efficienza energetica, la silenziosità del prodotto e, diciamo, la rumorosità. Tutto in tripla classe A+. Qui qualche immagine di integrazione, diciamo, dell'unità esterna della pompa di calore, no? Tutti i nostri prodotti sono metallici, quindi facilmente integrabili e, diciamo, verniciabili. Qualche soluzione della pompa di calore appoggiata al muro col flusso di aria superiore che permette la vita frontale a questa unità, diciamo, impiantistica, o ancora una soluzione semi-incasso posta in una corte esterna all'abitazione dove mi posso immaginare la vita davanti a questa macchina con un tavolino, con delle sedie. Quindi la soluzione, diciamo, che permette una riqualificazione anche dell'ambiente abitativo esterno con una pompa di calore completamente, diciamo, nuova. Il secondo aspetto che invece voglio rapidamente riepilogare è proprio l'altro tema, il tema appunto di un intervento su un grosso condominio, quindi un grosso condominio esistente, generalmente alimentato da un generatore fossile, da una distribuzione ad alta temperatura, dove l'utilizzo e la possibilità di scelta di una pompa di calore diventa pressoché impossibile, proprio in virtù del fatto del funzionamento dell'impianto esistente. In questo caso Innova sviluppa, sfruttando una tecnologia esistente che è la tecnologia del Waterloop, quindi del circuito ad acqua, un sistema appunto da poter abbinare agli edifici esistenti. In particolare la pompa di viene sviluppato questo prodotto, è una sorta di ventil convettore, ma in realtà qua si vede uno spaccato, è una pompa di calore, diciamo, da posizionare all'interno degli ambienti abitativi, composta, diciamo, da tutti i componenti tipici della pompa di calore. Sulla sinistra, diciamo, abbiamo l'evaporatore, abbiamo sulla destra il compressore, centralmente uno scambiatore e in basso una ventola. Quindi questo per l'utente finale sarà un ventil convettore, tra virgolette, evoluto. Ma vediamo come viene appunto installato. Allora, qua abbiamo l'esempio di applicazione di questa nuova tecnologia che permetterà, ripeto, di intervenire sulle grosse componenti edilizie di edifici centralizzati nei nostri centri storici, nelle nostre periferie, che attualmente risultano molto difficili come intervento, proprio perché, diciamo, ad esempio, non si riesce a mantenere la continuità abitativa. Sulla sinistra vediamo appunto l'impianto esistente, sulla destra l'impianto riqualificato. Adesso lo vediamo con un po' ingrandito. L'impianto esistente del nostro condominio è caratterizzato da una
generatore fossile generalmente, quindi siamo anni 50, 60, 70, 80, quindi generatore fossile, una distribuzione ai piani ad alta temperatura, quindi circa 50-70 gradi, questo prima di tutto genera un'elevata dispersione energetica, le cosiddette, diciamo, consumi involontari che l'utente paga indipendentemente da quello che utilizza nell'ambiente, solo in virtù del fatto che qualcuno mette in circolo acqua per eventualmente dargli la possibilità di produrre caldo o acqua calda sanitaria. Quindi terminale esistente ad alta temperatura e generatore fossile. I temi, diciamo, che mi trovo sono appunto acqua ad alta temperatura, radiatori che lavorano ad alta temperatura, combustibile fossile ed elevata dispersione termica. Di seguito vediamo il nostro edificio riqualificato. Allora, cosa succede? Io non tocco le tubazioni. Quindi, primo valore aggiunto, faccio una pulizia profonda dei miei tubi esistenti, non li tocco, non sono isolati, ma non mi interessa. Negli appartamenti vado a sostituire tutti i terminali con questi nuovi ventilconvettori che sono in realtà delle pompe di calore decentralizzate e nel locale tecnico metto una pompa di calore di base che farà un primo salto di temperatura, diciamo, e di piccole dimensioni. Questo cosa mi permette? Mi permette allora di mantenere con la pompa di calore di base un circuito, diciamo, nel mio impianto esistente circa costante a 25 gradi in estate e in inverno. Le pompe di calore che mi trovo poi dentro negli appartamenti faranno il salto successivo. Sull'appartamento, diciamo, appartamento 2, ho indicato in rosso la freccia dove la pompa di calore decentralizzata prenderà calore da questo circuito a 25 gradi e grazie al compressore porterà in temperatura e riscalderà l'ambiente. Ma se vediamo l'appartamento 1 indicato con una freccia blu, anche la possibilità, prima impossibile, di fare raffrescamento con questa pompa di calore decentralizzata, ossia il calore che prendo dall'ambiente viene buttato nell'anello. E quindi, diciamo, si sfrutta questo circuito, diciamo, a temperatura molto bassa come sorgente termica. In inverno questo circuito sarà raffreddato e la pompa di calore di base lo porterà in temperatura. In estate questo circuito sarà riscaldato e, diciamo, la pompa di calore lo tenderà a raffreddare. Il valore aggiunto, come ripeto, possibilità quindi di riqualificare l'immobile usando l'energia rinnovabile della pompa di calore, circolare con acqua a bassissima temperatura e mantenendo quindi le distribuzioni esistenti e consumi molto bassi, possibilità di fare caldo freddo è la cosa interessante anche contemporaneamente, perché il circuito che io mi trovo nel mio ambiente è una sorta di home termia, una geotermia, diciamo, di appartamento, chiaramente tenuta calda o fredda da una pompa di calore di base, che però mi permette anche contemporaneamente in un appartamento di fare caldo, prelevando calore da questa sorgente, e nell'altro appartamento di immettere calore nella sorgente facendo raffrescamento contemporaneamente. E quindi ecco che mantenendo la continuità abitativa semplicemente con dei piccoli interventi negli alloggi, chiaramente portando la corrente elettrica e andando, diciamo, a modificare leggermente gli attacchi dei radiatori esistenti per adattarli al nuovo terminale, permette appunto di, mantenendo la continuità, di sfruttare le pompe di calore e facendo quindi con lo stesso impianto esistente caldo e freddo nel mio immobile. Ecco, io con questo sono disponibile per domande e completo con questa frase di Albert Einstein che dice che il mondo che abbiamo creato oggi ha problemi che non possono essere risolti con lo stesso modo di pensare con cui li abbiamo creati. Quindi è chiaro che dobbiamo cercare, insomma, e Innova sta cercando appunto di farlo, di dare sempre un qualcosa di innovativo per il nostro futuro. Grazie. Grazie, grazie mille, grazie anche per questo messaggio finale. Sicuramente, infatti, quello di cui avete parlato rappresenta proprio questo, un cambio di paradigma e di pensiero utile per una transizione, oltre che energetica, direi anche culturale. Allora, io lascio la parola a Stefano Faganello. Grazie a voi. Allora, ringrazio anche l'amico Ilario.
e cercherò di darvi delle indicazioni su delle soluzioni tecnologiche che vengono applicate all'interno degli edifici full electric. Mi chiamo Stefano Faganello, sono l'amministratore e direttore tecnico di Exergy e la nostra è una società di engineering, ovvero una società che si occupa di consulenza progettuale e di soluzioni, quindi creazione di soluzioni tecnologiche per edifici nuovi o riqualificati. Partecipiamo al progetto Energy Strong in quanto con il nostro partner, o meglio con la casa madre che si chiama Nilan, che è un'azienda danese, sono stati fatti dei percorsi all'esterno chiaramente del nostro paese di inserimento delle tecnologie Nilan in ambito di contesti appunto di Energy Strong. Quello che stiamo cercando qui in Italia è proprio quello di unire le tecnologie consolidate di Nilan dal 1974 si occupa di sistemi di climatizzazione e di unità di ventilazione meccanica, quindi la ventilazione meccanica non solo per l'ambito residenziale, ma prima Marco citava le scuole e i pubblici edifici, cioè la ventilazione come elemento di qualificazione della qualità dell'aria indoor in diversi ambiti. Stiamo proponendo queste tecnologie non solo, come dicevo prima, in ambito italiano, solo negli edifici residenziali, ma stiamo ampliando e vediamo che c'è un elevato interesse anche appunto nell'ambito scolastico. Quindi cerchiamo di utilizzare tecnologie consolidate con la tipica flessibilità e io dico anche genialità italiana, che è quella di collocare queste tecnologie in un contesto estremamente diverso, estremamente più complicato, estremamente più complesso. Gli edifici sono complessi in Italia, le esigenze di comfort sono diverse, all'estero spesso la richiesta di riscaldamento e di produzione d'acqua calda sanitaria completa la richiesta di comfort termico, da noi abbiamo degli aspetti diversi, dobbiamo toccare temi come la climatizzazione estiva, la biomidificazione e anche l'eterogeneità delle soluzioni che devono essere proposte, perché i clienti sono molto esigenti e molto diversi qui in Italia. Parto da un concetto che applico ormai dal 2010, quando ho iniziato a utilizzare queste tecnologie, ovvero quello di affiancare le tecnologie su edifici che evolvono e quindi passare da un concetto di pluritecnologia, quindi ridondanza tecnologica che vediamo all'interno di questa slide nell'edificio del centro, per trovarci in un concetto di essenzialità, dove l'edificio, con la sua riqualificazione energetica, la sua prestazione, è quota parte di quelli che sono poi la copertura dei fabbisogni termici di climatizzazione che io devo dare chiaramente in questo contesto nuovo, in questo rinnovamento. E quindi questa mission che per quanto ci riguarda è proprio quella di cercare di creare non solo le condizioni di comfort, ma anche dare condizioni migliorative dal punto di vista abitativo, vede ed è imprescindibile per quanto riguarda la nostra visione. L'affiancamento alla pompa di calore che deve dare e togliere poca energia, poca potenza termica se l'edificio è stato correttamente riqualificato, anche un aspetto di ricambio dell'aria con una macchina di ventilazione che quindi possa in qualche maniera riuscire a dare un ricambio d'aria adeguato. E per fare questo dobbiamo creare delle soluzioni su misura. Quindi la nostra società, come dicevo prima, con un concetto di applicazione di engineering, quindi di supporto in fase progettuale, si pone come elemento di riferimento per poter creare abiti su misura. L'abito su misura parte sempre da un'esigenza specifica e cerca di collimare con quelle che sono le criticità dal punto di vista applicativo, con i vincoli di cantiere, con i vincoli legati agli edifici, e soprattutto cercando di avere un orientamento all'utente finale per cercare di cogliere le aspettative, come dicevo prima, sono sempre molto elevate dei nostri clienti. Per fare questo, la tecnologia che utilizziamo e che vede l'insieme di diverse funzionalità si chiama aggregato compatto. È un elemento all in one che unisce tre tecnologie che partono chiaramente dalla ventilazione meccanica, quindi un sistema di ventilazione meccanica cosiddetto statico, che quindi permette attraverso uno scambiatore che vedete qui in alto a sinistra il ricambio dell'aria, quindi il recupero di calore dall'aria esausta, che successivamente viene fatta confluire su una pompa di calore. Questa pompa di calore è una pompa di calore aria-aria, va a utilizzare l'energia residua del flusso d'aria per riscaldare l'acqua calda sanitaria e poi andare successivamente attraverso una batteria a riscaldare o a raffreddare l'aria che viene emessa all'interno dell'ambiente. Questi sono, come dicevo prima, prodotti consolidati, certificati per ambiti passive house, casa clima, quindi sono prodotti che esistono
e che hanno una valenza prestazionale ormai più che consolidata da diversi anni. Qui ho messo tre slide, tre immagini che rappresentano la funzionalità di questo aggregato compatto, sia per quanto riguarda il riscaldamento estivo, quindi scusate, il riscaldamento attivo, quindi quella che è la parte invernale, dove la batteria dell'aria che chiaramente viene immessa negli ambienti è una batteria calda e quindi scalda l'aria che viene immessa negli ambienti. Questa macchina quindi ricambia l'aria che viene estratta dall'ambiente esausto e va ad immettere aria pulita che viene riscaldata e contestualmente si va a produrre l'acqua calda sanitaria. Se mi trovassi invece in ambito estivo, quindi in una situazione completamente opposta, la batteria che è posta sul flusso dell'aria in ingresso è una batteria che è fredda e quindi conseguentemente va a raffreddare l'aria che viene immessa nell'ambiente e con il calore di recupero si produce l'acqua calda sanitaria. Acqua calda sanitaria che in questo caso in ambito estivo si definisce con produzione completamente gratuita perché abbiamo un recupero totale, quindi tutta l'energia di raffrescamento viene portata nel bollitore attraverso la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. E se non dovessimo riscaldare o raffrescare, quindi ci dovessimo trovare nelle mezze stagioni, ecco che l'unità si comporta semplicemente come un recuperatore di calore classico, quindi una macchina di ventilazione in grado di ricambiare energia solo ed esclusivamente per mezzo di uno scambiatore di tipo statico, quindi con un consumo elettrico estremamente ridotto. Le caratteristiche prestazionali sono qui riportate, solo per darvi dei numeri che possono permetterne l'individuazione e anche la collocazione di questa macchina. È una macchina che elabora circa 425 metri cubi ora di portata d'aria, ha una capacità di serbatoio di 180 litri e sviluppa una potenza termica di poco meno di 2 kW, di 2 kW. Quindi è una macchina nata per edifici estremamente performanti, in quanto la potenza che genera sia in ambito estivo che in ambito invernale è ridotta, così come il consumo, perché abbiamo dei consumi elettrici estremamente contenuti, parlando di un assorbimento complessivo che lega la produzione di riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore e la ventilazione a circa 500 watt assorbiti. Nell'ambito invece di soluzioni più compatte, quindi appartamenti, dove l'esigenza non è solo quella di climatizzare, ma come dicevo prima anche Ilario, di contenere gli ingombri, oggi gli spazi all'interno degli ambiti abitativi sono estremamente preziosi, Nilan ha realizzato una macchina che si chiama Compact S, S sta per Small, e ha una dimensione di 60x60 in pianta, contiene gli stessi elementi di prima, quindi la ventilazione meccanica, la pompa di calore e il bollitore, sviluppa portate un po' più contenute, 340 metri cubi ora, e anche in questo caso abbiamo lo stesso, come dicevo prima, contenuto di acqua da 180 litri. Quindi queste tecnologie sono quelle tecnologie che vengono posizionate in questo caso all'interno o poi vedremo all'esterno degli edifici esistenti per poter dare un insieme di funzionalità che, come dicevo prima, non si legano solo esclusivamente alla climatizzazione, quindi al riscaldamento estivo ed invernale, ma devono e vogliono avere come fulcro anche quello della qualificazione dell'aria di bordo. Ma poiché gli spazi sono, come dicevo prima, preziosi, ecco che vi illustro alcune applicazioni che sono state fatte all'interno di abitazioni. Qui vediamo l'aggregato compatto, è stato posizionato in un'armadiatura all'interno della cucina dell'immobile o qui a destra in un'armadiatura posta all'interno di un corridoio centrale di un edificio. Se avessimo, come dicevo prima, spazi ancora più angusti, qui a destra siamo in un appartamento riqualificato in zona Verona, la macchina che sviluppa solo 60 centimetri è stata posta dietro un armadio, mentre di nuovo in altre riqualificazioni la vediamo posta all'interno di spazi centrali. Qui a sinistra invece vedete la collocazione della macchina con le tubazioni di mandata e di ritorno dell'aria agli ambienti che vengono posizionate laterali e quindi con collettori a pavimento. Stiamo parlando chiaramente di unità che intervengono in una riqualificazione con un impatto chiaramente diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima di mera sostituzione del corpo scaldante, perché abbiamo anche la parte legata alla distribuzione della ventilazione meccanica. Poi vi farò vedere alcune realizzazioni. Stiamo parlando di edifici in un ambito nuovo, quindi molto più semplice, nell'altro, nell'ambito della riqualificazione, dove ho cercato di trasmettere quelle che possono essere le complicazioni e quindi le sfide che devono essere colte dal punto di vista progettuale per l'inserimento della parte aeraulica, che è una parte spesso un po', difficile da gestire perché è voluminosa. Qui vedete invece in una realizzazione su un edificio, che è una palazzina, con più appartamenti che abbiamo fatto nell'Interland di Milano, come le macchine vengono collocate esternamente da
dall'esterno su box adeguatamente isolati, si possa poi entrare all'interno dell'appartamento per la distribuzione idraulica e quindi la climatizzazione a tutt'aria. Essendo queste macchine estremamente contenute e parche nell'ambito del consumo energetico e anche della potenza elettrica assorbita, spesso hanno bisogno di un booster di potenza, perché non ci troviamo sempre in contesti di edifici super performanti, specie se facciamo riferimento a riqualificazioni che possono essere spinte, ma fino a un certo punto, allora abbiamo la necessità di dare un booster che noi definiamo booster di potenza utilizzando un'unità canalizzata. È un'unità canalizzata che utilizza delle canalizzazioni per poter unirsi alla macchina di ventilazione e poter, attraverso queste distribuzioni che vedete che possono essere a soffitto, immettere all'interno degli ambienti abitati l'aria riscaldata che si unisce e si affianca in parallelo all'aria ricambiata che arriva dall'aggregato compatto. Queste unità vengono controllate in maniera univoca da un'app che permette all'aggregato compatto di chiamare, se necessario, il booster come un elemento di supporto in fase di riscaldamento, in fase di raffrescamento o in fase di deumidificazione estiva. Chiaramente la collocazione della macchina interna va posizionata in spazi adeguati, correttamente progettati. Se siamo in ambito riqualificativo, si realizzano dei controsoffitti che poi hanno, come vedete, questa griglia di ripresa per poter far riprendere l'aria della macchina canalizzata che poi viene messa negli ambienti attraverso le bocchette di prima. Chiaramente qui abbiamo un'unità esterna che spesso, abbiamo detto, può essere un elemento critico che deve essere occultata o deve essere correttamente posizionata. Qualora non si volesse l'unità esterna, anche noi stiamo cercando di coprire questa esigenza con delle soluzioni che prevedono un'unità senza evaporatore o condensatore esterno, quindi senza la classica unità esterna, e si chiama batteria booster canalizzata, che viene posta a fianco dell'aggregato compatto e va ad unirsi dal punto di vista funzionale cercando di riscaldare o raffreddare, secondo le esigenze, l'aria che viene poi immessa negli ambienti. Quindi qua vediamo di nuovo la collocazione della macchina, che può essere all'interno dell'edificio o all'esterno qualora ci siano le condizioni geometriche di riqualificazione, per poi andare a distribuire di nuovo l'aria all'interno degli ambienti attraverso le bocchette dedicate. Anche in questo caso bocchette di immissione negli ambiti nobili, quindi dove vado a riscaldare e raffreddare, e bocchette di prelievo dell'aria esausta nei locali cosiddetti sporchi, quindi lavanderie, bagni, disimpegni e così via. Qui vediamo l'aspetto funzionale invernale, quindi la macchina aggregato compatto con la sua parte di ventilazione, batteria di post e pompa di calore, che va chiaramente ad essere aiutata da una batteria di post che immette e post riscalda l'aria nel collettore di mandata in fase invernale, senza unità esterna. Quindi l'energia che viene presa da questa macchina viene presa attraverso una tubazione, che è la stessa tubazione che porta l'aria pulita all'aggregato compatto. Quest'aria viene, diciamo, decurtata della sua componente termica e poi viene espulsa attraverso una seconda tubazione. Quindi l'edificio deve avere due tubazioni, una di inserimento dell'aria esterna e una di espulsione dell'aria esausta. Nel caso del raffrescamento, analoga funzione, la macchina batteria in pompa di calore chiaramente inverte la sua funzionalità ed ecco che andiamo a raffreddare l'aria che viene immessa all'interno degli ambienti. Analogamente si carica di potenza termica il condensatore che andrà ad espellere il calore verso l'esterno sempre attraverso una tubazione dedicata. Quindi queste sono due soluzioni, una con unità esterna più semplice da applicare, più potente anche dal punto di vista funzionale, che però si porta dietro, come dicevamo prima, la criticità di avere un elemento esterno che deve essere collocato. La seconda, invece quella che vi ho appena illustrato, è una soluzione che prevede un'integrazione interna all'edificio o comunque interna all'unità aggregato compatto con una batteria di post senza unità esterna. Entrambe le soluzioni vengono gestite da un'app, quindi da un sistema di supervisione che permette di coordinare i set point richiesti, tutte le attività di produzione di riscaldamento, di acqua calda sanitaria e di raffrescamento, centralizzando anche poi quelli che sono i dati funzionali che possono essere controllati a distanza, registrati, e su cloud andiamo chiaramente a monitorare anche i dati di consumo. I dati poi possono essere graficati, possono essere visti dall'utente finale o dal manutentore, da chi
al controllo dell'impianto attraverso una, diciamo, una prima schermata estremamente semplice, user friendly dell'utente finale che vede lo stato funzionale del proprio impianto, temperature, umidità, acqua calda sanitaria, stato funzionale, eventuale allarmistica, mentre poi per quanto riguarda il monitoraggio effettivo si può andare ad analizzare quello che è l'andamento, ad esempio, della temperatura ambiente in relazione all'andamento della temperatura esterna. A titolo di esempio, qui non ho portato una rappresentazione su edifici Energy Strong, ma ho portato due esempi che illustrano l'applicazione di queste tecnologie all'interno di edifici multipiano. Qui siamo a Bari, questo è un edificio Passive House certificato, quindi un edificio estremamente performante, dove abbiamo collocato l'aggregato compatto esternamente all'involucro, quindi in una zona dedicata dove è stata fatta una nicchia tecnica. Siamo entrati con le condotte di mandata dell'aria pulita e di estrazione dell'aria esausta in un controsoffitto, come vedete qui. In questo controsoffitto abbiamo inserito l'unità interna booster, quindi quello che si chiama split in pompa di calore, e attraverso delle bocchette, quindi una speciale controsoffittatura, abbiamo cercato di limitare l'impatto impiantistico all'interno di questo edificio. Quindi le collocazioni delle bocchette di mandata e di ripresa sono state poste, come vedete, nell'asse centrale dell'edificio. Questo è stato permesso perché le caratteristiche prestazionali dell'edificio hanno consentito una distribuzione cosiddetta centralizzata e non esterna all'edificio, che spesso invece può essere richiesta su edifici meno performanti. Andiamo invece, e qui di nuovo quello che vi dicevo prima, la collocazione delle unità esterne schermate anche dal punto di vista estetico, quindi qui dentro c'è l'aggregato compatto con l'unità esterna che qui si intravede per quanto riguarda poi il prelievo dell'energia dall'aria. Questo invece è un edificio che abbiamo completato da poco tempo, è un esempio non di riqualificazione off-site, ahimè, ma è un esempio di riqualificazione estremamente interessante. È stato fatto a Chioggia, interessa 26 appartamenti. Questi 26 appartamenti sono dotati anche questi di sistemi a tutt'aria, quindi unità aggregato compatto, unità di integrazione a booster con canalizzate che vedete collocate qui in maniera molto pulita su spazio dedicato. È stato interessante perché durante la fase esecutiva abbiamo fatto delle analisi acustiche anche per cercare di capire quale impatto avessero queste unità dal punto di vista acustico, e le prestazioni, visto che sono macchine estremamente piccole in termini di potenza termica che devono generare, sono state estremamente positive. Quindi qui la collocazione classica all'interno dell'appartamento, la distribuzione idraulica delle bocchette su zone dedicate, quindi sono stati fatti dei ribassamenti, e anche qui in questo caso vediamo la collocazione dell'aggregato compatto, in questo caso Compact S 6060 2,28 m, in un vano tecnico posto nel vano scale, l'unità canalizzata, e di nuovo qui una rappresentazione della fase progettuale con la collocazione e la distribuzione delle portate d'aria all'interno degli appartamenti. Quindi in questo caso vedete una soluzione estremamente semplice per quanto riguarda l'ingombro dell'impiantistica, che però è in grado di portare, come dicevo prima, diverse funzionalità, non solo climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, ma anche e soprattutto per quanto ci riguarda anche il ricambio dell'aria e quindi la qualità dell'ambiente indoor dove si va chiaramente a permanere nella nostra quotidianità. Quindi io con questo ho finito, ho cercato di dare una rappresentazione di quelle che possono essere le tecnologie applicabili anche in contesto italiano per quanto riguarda i sistemi ad aggregati compatti. Quello che rimane come elemento o fulcro sul quale va ruotata tutta la nostra attenzione è quello dell'integrazione impiantistica con gli edifici esistenti. Ecco perché la nostra società di engineering ha questa sorta di missione nel cercare di integrarsi con la parte progettuale, la parte realizzativa, per calare le tecnologie al meglio e cercando di renderle più efficienti e più funzionali. E vi ringrazio. Grazie mille anche a Stefano Faganello. Allora, dicevo che sono arrivate delle domande. Allora, quest'ultima a cui può rispondere Stefano, la leggo velocemente. Il passaggio al propano potrebbe portare problemi all'installazione dell'aggregato compatto o delle pompe di calore del water loop? Poi non so se anche gli altri vogliono rispondere, ben vengano. Allora, parto io, poi lascio la parola a Ilario, presumo. Allora, diciamo che l'utilizzo di nuovi gas refrigeranti si pone come va attenzionato per quanto riguarda la possibile, diciamo, sua grado di
esplosione o comunque di combustione. I contenuti di gas all'interno delle macchine che io ho rappresentato sono estremamente modesti, stiamo parlando meno di 1 chilo, e l'applicazione attualmente che prevede, diciamo, la collocazione interna agli ambienti, si sta studiando quali possono essere gli effetti legati a una normativa che in parte deve essere ancora interpretata. La collocazione esterna dell'aggregato compatto, come avete visto, su spazi esterni come poggioli, risolve di fatto la questione, però è una cosa che va studiata. Molto semplice in un edificio nuovo, progettato, non difficile, e lo abbiamo visto anche in Olanda con gli amici sia Marco che Ilario, quando siamo andati a vedere gli edifici, qualora si vada ad intervenire su un edificio esistente e si vada a prevedere dal punto di vista progettuale la collocazione delle macchine su vano esterno. In questo caso si può comunque lasciare fuori la componente critica, che è quella legata alla pompa di calore, ed entrare solo e esclusivamente con la distribuzione idraulica. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione applicabile in attesa, come dicevo prima, di avere un'interpretazione chiara e poter valutare attentamente quali possono essere i gradi di pericolosità in funzione a contenuto di gas e tipologia di gas che viene utilizzato. Grazie Lascio mille. parlare a Ilario, magari se vuole Sì, dire qualcosa. Sì. infatti. Sì, allora, sostanzialmente, giustamente, il tema appunto del GWP, appunto per i gas, anche per il Nova, tutte le pompe di calore sono state spostate da R410 a R32. In particolare, invece, ecco, prima mi è sfuggito, non era incompleto, per il Waterloop, tutti invece i compressori sono a propano. Proprio perché il GWP del propano è 3, quindi anche chiaramente un miglioramento drastico per quanto riguarda l'impatto ambientale. E le macchine sono sviluppate in tre taglie, quindi ci saranno tre tipologie di potenzialità, quindi come fosse un fan coil, quindi la scelta di un fan coil, e diciamo siamo restati sotto i 150 grammi di carica del compressore, che è proprio il limite che evita, diciamo, le valutazioni che diceva proprio prima Stefano, quindi di areazione, superficie minima degli alloggi, quindi le macchine ad oggi quindi non hanno nessun problema di installazione all'interno degli ambienti abitativi proprio perché siamo riusciti appunto a mantenerle sotto i 150 grammi di carica. Sopra i 150 grammi, come diceva prima, ci sono dei problemi dal punto di vista, insomma, della reazione ad una superficie minima e quindi molto spesso l'unità è bene magari che sia posta all'esterno. Questo ovviamente vale per una macchina, diciamo, centralizzata che non può essere per una decentralizzata. Ecco. Ok, allora sì, grazie. Io ho letto la domanda, questa è l'ultima in realtà che era arrivata. Alcune domande poi in parte sono già state risposte anche con i vostri interventi. Una domanda di un partecipante citava, diciamo, l'edilizia scolastica di cui ha parlato Marco, citata anche da Marco. Scrive: il MITE a ottobre 2022 ha stanziato 820 milioni di euro per la transizione energetica degli edifici pubblici. Con questo tipo di fondo non è possibile efficientare l'edilizia scolastica? Si potrebbe riqualificare il parco edilizio appunto scolastico con fondi di questo tipo in collaborazione di aziende come la vostra impegnate nella decarbonizzazione? Cosa ne pensate? State già lavorando su edifici scolastici? In realtà appunto Marco avete citato appunto degli esempi, quindi se poi ci volete mandare anche degli approfondimenti noi li pubblichiamo anche insomma fra gli atti del webinar, però se volete rispondere al partecipante, se volete Sì, puntualizzare qualcosa. la risposta è troppo facile perché è tutta una sequenza di sì alle domande che ho sentito, no? Sì, perché effettivamente l'edilizia scolastica è veramente un'urgenza, è una grande urgenza il fatto che siano stati stanziati diversi danari, no? Per andare a intervenire nella dimostrazione. Il punto chiave è come scalare, è sempre il tema del tasso, della velocità e della profondità degli interventi che si vanno a fare. Sappiamo anche che l'edilizia scolastica è un problema, oltre che energetico, anche legata alla sicurezza. Non siamo oggi nella situazione di poter sostituire il parco edilizio esistente, quindi non è possibile chiudere tutte le scuole per demolirle e ricostruirle, non è possibile costruire tutte le nuove scuole prima di demolire quelle vecchie, quindi c'è un tema di velocità importante. L'approccio Energy Strong, che carta vincente ha da giocare? La chiusura estiva. Cioè, è un intervento molto rapido e quindi si presenta, ed è su questo che stiamo lavorando nei tavoli in cui siamo già attivi
per la riqualificazione dell'edilizia scolastica si presenta proprio come con l'obiettivo di intervenire nella fase di chiusura estiva. Quindi questa è la sfida che stiamo portando avanti. Sì, se posso magari Marco, Sì, mi certo. lego e mi collego poi a quello che diceva proprio prima Stefano sull'importanza della ventilazione meccanica controllata. Il tema delle scuole è stato portato alla ribalta anche col tema del Covid, no? Quindi dove erano costretti a tenere aperte insomma le finestre per poter ventilare. Anche qua appunto tante aziende e Innova ha sviluppato dei prodotti per poter intervenire in questo senso, prodotti plug and play dove con un sistema di ventilazione puntuale, quindi con due fori in facciata, riesco ad applicare delle macchine con delle taglie anche diverse a seconda del tipo di aula e questa macchina mi permette di recuperare il calore buttato all'esterno a fronte di quello appunto immesso nell'ambiente in alcune soluzioni con delle pompe di calore integrate anche di dare una quota di riscaldamento o di raffrescamento a quest'aria in ingresso, proprio però in una situazione plug and play. Io ho due fori con la corrotatrice, scarico condensa corrente elettrica e ho diciamo, riqualificato dal punto di vista, diciamo, almeno dell'aria indoor questi ambienti e questi sono, se posso, oggetto di tantissimi già contributi e bandi in essere molto più veloci, chiaramente rispetto anche a un intervento globale sull'edificio che ne hanno estremo bisogno, ecco perché l'edilizia scolastica, insomma, tendenzialmente l'80% è ferma agli anni 60, insomma, nostra. Quindi Certo, grazie, sì, se mi grazie. posso, Clementina, solo permettermi di aggiungere Sì, un. sì, sì, sì. Oggi abbiamo visto, credo, seppur in pochissimo tempo, due, mi permetto io di dirlo, non lo faccio dire a loro, però due davvero eccellenze italiane nel campo dell'impiantistica. Abbiamo visto presentare due soluzioni che hanno un approccio differente, hanno un approccio un pochino differente. Ecco, io la cosa che tengo a bene evidenziare, a precisare, è che noi abbiamo bisogno di entrambi questi tipi di approccio, abbiamo bisogno di soluzioni che siano capaci di essere molto veloci, poco invasive ed efficaci, avere un certo tipo di eccellenza come quello che ha presentato Ilario con le soluzioni Innova. Abbiamo bisogno anche di avere soluzioni diverse, capaci di avere un approccio anche magari più invasivo al lato interno, ma magari che riescono ad approcciare una fetta di mercato che è quella delle abitazioni sfitte, penso al residenziale all'ERP milanese che ha così tante quote di alloggi sfitti, piuttosto che quegli edifici pubblici come anche scolastici che oggi vengono sottoutilizzati o parzialmente sono in fase di non utilizzo proprio in attesa di avere interventi profondi. Quindi noi di Energy Strong e di Edera abbiamo bisogno di soluzioni differenti. E posso dare un piccolo contributo, giusto per completare la parte scuola. L'esperienza che stiamo in questo momento vivendo in ambito soprattutto non solo di interventi puntuali, ma di interventi comunque più importanti di ventilazione e di climatizzazione a tutt'aria su edifici scolastici che vengono riqualificati o che nascono con prestazioni molto elevate. Si sta portando anche qui una soluzione cosiddetta a tutt'aria. Quindi quello che abbiamo visto nell'ambito della piccola residenza tradizionale, comunque riqualificata con tecniche molto elevate, si sta portando anche in un ambito scolastico. Quindi penso che il progetto Edera Energy Strong in ambito scolastico, se portato a un parco, come diceva Ilario, parco territoriale delle scuole in ambito italiano, è un parco che ha bisogno indubbiamente di tante cose, ma la riqualificazione energetica è un elemento fondamentale. Pensando che queste unità full elettriche all'interno in ambiti scolastici possono essere alimentate dal campo fotovoltaico che spesso è stato installato all'interno di queste scuole e che un'unione sinergica tra edificio e impianto con l'autogenerazione elettrica possa di fatto non solo dare aspetti, come dicevo prima, di alto elevato risparmio energetico, logica di utilizzo, io la chiamo in fase, la produco e la uso in quel momento. Le scuole di notte non ci sono, e il fotovoltaico non la produco, l'energia di giorno invece ne ho parecchia, e allo stesso tempo si possa unire quella qualità dell'aria indoor, quindi quella salubrità che è stata, io dico, portata in evidenza causa Covid, che ci ha permesso anche di acquisire una sensibilità diversa. Quindi oggi bisogna spingere su elementi che sono, innanzitutto, queste sinergie dove l'involucro è il driver di tutto questo cambiamento.
con una consapevolezza sicuramente maggiore perché esistono competenze, esistono tecnologie e abbiamo visto anche prima, anche da Marco, che esistono casi che non sono solo visti all'estero, ma cominciano a prendere piede anche in Italia. Quindi la nostra presenza come aziende e come gruppo di lavoro è una presenza che vuole fare sintesi di diverse esperienze e porle in un contesto, quello italiano, complesso, articolato, farraginoso, ma che ha bisogno di esempi positivi. Va bene, sì, poi infatti diciamo che cercheremo di raccontare quanti più casi italiani, diciamo, riusciremo a raccontare proprio per questo, perché diciamo c'è una complessità di fondo nel nostro paese, anche a livello di burocrazia, no? Quindi mi viene da pensare anche al PNRR e tutta la burocrazia che c'è, a proposito anche insomma, le scuole che devono affrontare tutte queste situazioni, quindi ben vengano questi casi virtuosi italiani, li racconteremo sicuramente, grazie ai vostri approfondimenti. Allora, grazie mille, io direi che siamo rimasti nei tempi per qualsiasi ulteriore richiesta, non ho letto alcune domande perché comunque nelle vostre relazioni avete già risposto, quindi non ripetiamo alcune cose. Ringrazio davvero molto i relatori qui presenti e anche i partecipanti. Siccome molti partecipanti me l'hanno scritto, ma ho già risposto, lo dico perché così lo sentono tutti, gli atti del webinar, quindi il video del seminario che stiamo trasmettendo e le presentazioni che hanno relazionato i partecipanti saranno online sul nostro sito già da, insomma, entro domani mattina e riceverete il link anche via mail. Grazie mille e alla prossima puntata e alla prossima collaborazione anche con i relatori per proseguire l'approfondimento. Grazie, buona Grazie giornata. a voi. Grazie a voi.